Il mondo ha tre dimensioni e finalmente anche i videogiochi. Con l'introduzione dello spazio tridimensionale non siamo più stati costretti ad imitare uno spazio virtuale. L'industria del settore è letteralmente impazzita. Ma con l'entusiasmo arrivano anche le polemiche. I ragazzi più vulnerabili inizieranno a pensare di vivere in un videogioco. Tu come reagiresti se ti chiamassero psicopatico? C'è un sottosettore che sta all'industria dei videogiochi un po' come il porno sta al cinema. Fanno esattamente ciò che i creatori di cultura dovrebbero fare. Fanno arrabbiare la gente, tirano la corda, sconquassano lo status quo. Poi, improvvisamente, un giorno cambia il mondo. Dopo l'11 settembre il mercato dei giochi militari non è crollato, è cresciuto in modo esponenziale. Non è più un gioco, parliamo di reclutamento. Fa parte del mondo in cui viviamo. Negli ultimi decenni il videogioco è entrato in un nuovo regno, quello della terza dimensione. Questi giochi hanno il potere di far immergere le persone in un altro mondo. Il più grande cambiamento è stato il passaggio dalla grafica bidimensionale a quella tridimensionale. Il passo successivo sarà la grafica a ologrammi, quella che tutti noi abbiamo visto in Star Trek. Un ambiente realistico, un'immersione totale nella realtà virtuale. Ma prima di potersi immergere nel mondo tridimensionale, i giocatori hanno dovuto sopravvivere agli anni Ottanta. Dobbiamo agire oggi per assicurarci un domani. Allora il mondo tridimensionale era un rudimentale ambiente di linee verdi dette vettori e il primo gioco a usare tale tecnologia fu Battlezone della Atari. Tutti i giochi di quel periodo erano giochi a due dimensioni come Pac-Man dove ci si muoveva in quattro direzioni guardando il campo da gioco dall'alto. Un po' come osservare un topolino in un labirinto. Battlezone fu il primo ad adottare il punto di vista del protagonista. In un certo senso introdusse il gioco in prima persona. Il gioco ha molti ammiratori, incluso l'esercito statunitense. Alcuni ufficiali dell'esercito si presentarono all'Atari con una insolita richiesta. Ci interessa molto Battlezone. Potreste creare un prototipo che l'esercito possa usare per addestrare i soldati all'uso di un nuovo mezzo militare? Quel mezzo era il Bradley. L'esercito lo vide come un'opportunità. Avevano capito cos'era Battlezone e cosa erano i videogiochi. Avevano intuito che trattandosi di modelli, potevano essere modificati e usati come programmi di simulazione per l'addestramento delle truppe. Sarà la prima di innumerevoli collaborazioni tra l'industria privata dei videogiochi e le forze armate statunitensi. Nel frattempo, grazie a George Lucas, la tecnologia dei videogiochi tridimensionali fa un ulteriore balzo in avanti. La neonata LucasArts produce un videogioco che fa volare il suo protagonista in soggettiva. Puoi attraversare il mondo di Fractalus ai comandi del tuo Valkyrie. Rescue on Fractalus è stato uno dei primi videogiochi a generare un mondo tridimensionale usando i frattali. Un frattale è un algoritmo ricorrente, un'equazione matematica esistente in natura, e viene usato per conferire a forme semplici l'illusione della profondità. Esplora ogni vetta e valle, ogni canyon, alla ricerca di navi spaziali disperse. Mettiti alla prova contro i temibili Jaggi. L'uso dei frattali è rivoluzionario, ma se non fosse per la lungimiranza di Lucas nel settore dell'intrattenimento, Rescue on Fractalus sarebbe stato un gioco molto diverso. La prima volta che abbiamo mostrato il gioco a George Lucas, ricordo che ci disse: io voglio un tasto per sparare. Il fatto che non ci sia è una scelta tecnica o filosofica? In effetti, non era stata una scelta tecnica, piuttosto filosofica. Io volevo un gioco non violento, non volevo che si potesse sparare, ma lui disse: no, voglio un tasto per sparare.
Astronave madre a Fox Leader, siamo rientrati nel vostro settore. Negli anni successivi, il primo sparatutto in soggettiva non solo include un tasto per sparare, ma conduce i videogiochi in mondi tridimensionali più avanzati. La semplicità dei giochi degli anni 80 cede il passo ad armi da fuoco, proiettili e violenza esasperata. Sebbene l'uso dei frattali e della grafica vettoriale non porti a una vera rivoluzione nel campo della progettazione, i videogiochi tridimensionali compiono un grande balzo in avanti negli anni 90, grazie ai personal computer. I CPU a quel tempo erano già abbastanza potenti da permetterci di creare giochi più interessanti. Non eravamo più vincolati al bidimensionale. Negli anni 90 avevamo nuovi strumenti. Potevamo usare processori molto potenti, programmi specializzati in grado di eseguire il calcolo del punto di galleggiamento e degli effetti luce. Questo permise alle aziende del settore di sfruttare parte delle nuove possibilità dei PC per creare giochi più maturi, più complessi. I nuovi processori offrono ai programmatori la potenza necessaria per creare un vero spazio tridimensionale. E nessuno usufruisce meglio di questa rivoluzione degli sparatutto in soggettiva. Uno sparatutto in soggettiva è un gioco in cui sei il protagonista e vedi ciò che ti circonda. Il passaggio dalla prospettiva in terza persona a quella in prima persona, la possibilità di vivere l'esperienza da protagonista, per me è stato qualcosa di assolutamente nuovo. All'improvviso sei all'interno del gioco e i nemici ti sparano addosso. Questo cambia completamente l'approccio al gioco, sei terrorizzato. La nascita del primo sparatutto in soggettiva coincide con il lancio di Castle Wolfenstein 3D. Cosa c'è di più divertente che fare fuori i nazisti un colpo dopo l'altro? È spassosissimo. Le menti creatrici della più veloce e sanguinosa orgia di proiettili di quel periodo si chiamano John Romero e John Carmack, due appassionati giocatori che si conobbero alla Soft Disk in Louisiana. Lavoravano per la stessa azienda e quando si conobbero scoprirono di essere entrambi appassionati giocatori. John Romero era il più loquace dei due, era simpatico ed estroverso. John Carmack invece era un po' più riservato. Carmack riuscì a dare velocità al gioco, oltre che a conferirgli un aspetto grafico di alto livello. La velocità del gioco era incredibile, assolutamente senza precedenti. Non potevamo fare tutto ciò che volevamo. Dal punto di vista grafico, Wolfenstein aveva i suoi limiti, perché avevamo dovuto sacrificare la grafica in favore della velocità. Wolfenstein 3D inaugura un nuovo stile di gioco e, sebbene carente sotto l'aspetto grafico, ha una colonna sonora notevole. Il gioco provocò qualche polemica in Germania. All'epoca la Germania Ovest era ancora molto sensibile rispetto a quel periodo storico e qualunque rappresentazione del Terzo Reich era proibita. Il gioco fu bandito perché usava la musica di Horst Wessel, un inno nazista. I tedeschi ci misero in una lista nera. Nel loro paese era proibito mostrare il simbolo nazista, l'aquila di ferro e gli altri simboli. Inoltre trovavano che il gioco fosse troppo violento. Non volevano creare scompiglio. Castle Wolfenstein 3D è tanto controverso quanto popolare. Ma non passa molto prima che i suoi creatori lancino un gioco ancora più spettacolare e truculento. Doom. Nel 1993, Doom diffonde un mondo virtuale che non aspettava altro che esplodere. Doom è nato con la tecnologia. L'obiettivo con Doom era creare un motore migliore di quello di Wolfenstein, che avesse pavimenti e soffitti multilivello e differenze di luce. In Doom sei un marine dello spazio, risucchiato in un inferno e costretto a combattere contro mostri di ogni genere e nemici occulti. Il gioco non offre ai giocatori solo una più alta risoluzione dell'immagine, ma anche una maggiore dotazione di armi e modi più elaborati per annientare il male. I
Se uccidi un nemico e quello cade solo a terra, il gioco diventa noioso. Se invece va in mille pezzi, è più interessante. Basta non esagerare con le frattaglie di carne. Volevano creare giochi innovativi, ma non sapevano come, dato che nessuno li aveva ancora inventati. L'unica cosa certa è che volevano qualcosa di diverso da Mario. Lo sparatutto in prima persona, la violenza che evoca e la sua trasgressività rispetto ai normali valori sono elementi catartici per i ragazzi. Quei giochi sono stati per loro ciò che il rock and roll era stato per i loro genitori. Ha dato voce a qualcosa che loro sentivano dentro di sé, ma che non erano capaci di esprimere. I teenager degli anni 90 accolgono con entusiasmo questo nuovo genere truce e spendono per i videogiochi quasi le stesse cifre spese per i film. Possiamo paragonare il fenomeno a quello dei Nirvana nel mondo musicale. Quei primi sparatutto e ciò che accadeva nel mondo dei PC all'inizio degli anni 90 avevano lo stesso spirito, la stessa energia. Era un fenomeno ribelle, come il punk rock, come l'heavy metal. Era un potente ruggito sotterraneo che nessuno aveva mai udito prima. Si creò una linea di confine, chi era al di là di tale confine non poteva capire. Vi vedeva qualcosa di sbagliato, qualcosa che minacciava di portare la società verso il baratro. Possiamo considerare Doom come il gioco per eccellenza della generazione X. Pensate solo al suo nome, Fato. È un concetto tra i più cinici. Moriremo tutti. Non mi piacciono le cose di cattivo gusto in qualsiasi campo. La nostra società starebbe meglio senza. Nel 1993 il dibattito sulla violenza nei videogiochi diventa un caso nazionale negli Stati Uniti quando il senatore Joseph Lieberman lo sottopone a una serie di udienze congressuali. Il rischio reale è che alcuni ragazzi più vulnerabili possano essere particolarmente influenzati da questi giochi fino a pensare di viverli anche nella realtà. Spero che oggi abbiate capito una cosa. Se non risolverete questo problema, ci penseremo noi. Nell'autunno del 1994, l'industria dei videogiochi crea l'Entertainment Ratings Software Board. Fu istituita quella commissione perché ce n'era bisogno, per far capire ai genitori che non tutti i videogiochi erano adatti ai loro ragazzi. Nel 2002 anche il Giappone istituisce la propria commissione di controllo, l'Organizzazione per il controllo dell'intrattenimento informatico. Per loro il problema principale è il crescente contenuto erotico dei giochi. In Europa, invece, le aziende si autoimpongono un codice di regolamentazione. L'Europa ha sempre considerato i giochi americani troppo violenti. In Europa ci sono sempre state varie restrizioni all'importazione e alla produzione di certi giochi. Alcuni titoli, ad esempio, sono stati banditi in Germania e in Scandinavia per il contenuto violento. Nel corso del dibattito sulla violenza nei videogiochi, molti critici puntano il dito verso un tragico evento della storia americana. Nel 1999, Eric Harris e Dillon Klebold avevano ucciso 12 compagni di scuola al liceo di Columbine, in Colorado. Subito dopo la strage, si erano suicidati. Entrambi erano appassionati di Doom, a cui avevano giocato senza sosta nelle settimane precedenti. Quella di Columbine fu una tragedia orribile e di proporzioni preoccupanti. La TV ne parlò molto, si tentava di dare un senso a quella vicenda. Il giorno dopo furono trasmesse le immagini in cui si vedeva la polizia uscire dalle case di quei ragazzi con una busta di plastica che conteneva il gioco Doom. Dopo i fatti di Columbine, la gente ha cominciato a pensare, è spaventoso che quei due abbiano fatto un massacro per gioco, per scherzo. Tutti iniziavano a temere i videogiochi, li collegavano alla strage. All'improvviso si è diffuso il panico. Avevano trovato un modo per non provare emozioni che non aveva niente a che fare con i videogiochi. Quei due erano emarginati, derisi e ignorati dai loro coetanei. Si sentivano incompresi. Insomma, problemi di tutti gli adolescenti, ma alcuni li affrontano in modi estremi. In quel periodo esistevano decine di altri giochi violenti oltre a Doom, solo che Doom era il più famoso, il più popolare tra i giovani.
Anche le persone più aperte, gli ex militanti del movimento per i diritti civili degli anni 60, ritenevano orribile quel gioco, invece di vedervi un'incredibile forza espressiva. Certo, forse è violento, forse è arrabbiato, ma dovremmo badare a cosa ci dice sulla nostra cultura invece di limitarci a marchiarlo come qualcosa di maligno. I genitori vedono i loro figli passare ore al computer a uccidere nemici virtuali, senza capire il gioco mentale che stanno praticando. Vedono solo la sua rappresentazione fisica e si spaventano. Ehi, questo gioco insegna a mio figlio a uccidere. Molta diffidenza nasce dalla paura della tecnologia, non la capiscono e per questo la temono. I videogiochi sono il nuovo rock and roll. Per i genitori sono il male. E in futuro nascerà qualcos'altro che la generazione precedente detesterà e riterrà responsabile di altre tragedie. Doom non è certo l'ultimo sparatutto in prima persona a suscitare polemiche. Negli anni successivi altri giochi controversi nasceranno in tutto il mondo. Nel Regno Unito, la scozzese Traffic Games esplora l'assassinio di Kennedy, inserendolo nel quadro di una cospirazione internazionale. Nel 2004, la Traffic ha lanciato un gioco chiamato JFK Reloaded, praticamente una simulazione degli eventi relativi alla morte di John Fitzgerald Kennedy. In questo gioco abbiamo voluto creare un'opportunità unica per rivivere quell'assassinio, ma dal punto di vista di Lee Harvey Oswald. I creatori di giochi studiano religiosamente la commissione Warren e lavorano al gioco per 10 mesi prima di lanciarlo online. Abbiamo creato un modello balistico il più accurato possibile per limitare la velocità dei proiettili, calcolando la spinta del vento e la velocità dell'automobile. Abbiamo usato tutti questi fattori per creare una simulazione quanto più realistica possibile degli eventi realmente verificatisi. Lo scopo dichiarato del gioco consisteva nel permettere al pubblico di stabilire se la commissione Warren avesse rappresentato in modo corretto gli eventi. In realtà, il vero scopo del gioco è sparare in testa a John Kennedy. Il gioco ha un certo successo popolare, ma anche vita breve per le pressioni legali esercitate dalla famiglia Kennedy. In America, Border Patrol porta il giocatore al confine tra Messico e Stati Uniti, dove l'obiettivo è sparare ai messicani che tentano di immigrare clandestinamente. Mentre K-Set Manager permette al giocatore di gestire un campo di concentramento nazista. Il Super Columbine Massacre RPG trasforma i giocatori in assassini all'opera nel liceo di Columbine. Il gioco celebra le imprese di quei due balordi responsabili del massacro di Columbine. C'è tutto un sottobosco oscuro nel settore dei videogiochi che sta all'industria come il settore del porno sta al cinema per famiglie. Ci si può sguazzare dentro, certo, ma solo se lo si vuole. Cosa non farebbero questi programmatori di giochi per un dollaro? Probabilmente Postal 2 è il gioco più scioccante al quale io abbia mai giocato. È come uno snap movie. Anzi, sembra uno snap movie. Tutto dipende dal tuo grado di demenza. Se sei veramente fuori di testa, il gioco ti piacerà molto. Ma se non lo sei, è difficile che ti coinvolga. Come reagireste se vi definissero squilibrati? C'è qualcosa di primordiale in Postal 2. E in ognuno di noi c'è qualcosa che potrebbe portarci a svegliarci un mattino e fare un massacro. Questi giochi contribuiscono a stimolare tali istinti. Credo che i creatori di giochi debbano avere la piena libertà creativa di fare tutto ciò che vogliono. Se vogliono creare un gioco sugli stupri o sull'aborto, che lo facciano, che diano libero sfogo ad ogni follia. Malgrado tutte le controversie suscitate dai giochi osceni e immorali, gli sparatutto non perdono in popolarità. Al contrario. Credo che quei giochi abbiano contribuito ad incrementare le vendite dei PC. E oggi vediamo aziende che producono PC e portatili di altissimo livello, pensati specificamente per il gioco. C'è stata una relazione sinergica tra la produzione di videogiochi e la tecnologia informatica. Hanno tratto beneficio l'una dallo sviluppo dell'altra. Gli sparatutto in prima persona portano il giocatore in un mondo virtuale che simula la realtà. Ma la storia delle simulazioni ha avuto inizio molto prima della nascita del primo PC. Nel 1929 Edwin Link, un ex operaio in una fabbrica di pianoforti e organi, costruì una macchina che somigliava a un aereo in miniatura e che poteva imitare le picchiate e manovre di un vero aeroplano. La battezzò Link Trainer. Le prime lezioni si svolgeranno in una comoda macchina chiamata Link Trainer, che non si stacca mai da terra. Grazie alle cuffie potrete ricevere istruzioni mentre imparerete a usare i comandi.
Inizialmente era visto come un giocattolo, ma quando il mondo iniziò ad armarsi per la Seconda Guerra Mondiale alla fine del decennio, cominciarono ad arrivare da ogni parte richieste di simulatori Link. Le forze armate di tutto il mondo hanno alimentato la tecnologia delle simulazioni in molti modi per necessità. È più economico addestrare un pilota in un simulatore che in un aereo vero, e durante la Seconda Guerra Mondiale bisognava addestrare i piloti in poco tempo. La tecnologia dei simulatori ricevette un forte impulso in quel periodo. Quei primi simulatori erano prevalentemente meccanici e sebbene Edwin Link avesse posto le basi di un'industria destinata a un giro di affari multimiliardario, furono i simulatori di volo firmati Microsoft nel 1980 a portare la simulazione di volo in 3D nelle case. I Microsoft Game Studios si sono evoluti molto con il Flight Simulator, il vecchio Flight Sim che sfruttava le possibilità dei PC per dare ai giocatori l'ebbrezza del volo. Oggi sorridiamo guardando la sua grafica approssimativa, ma a quei tempi era considerata una tecnologia avanzatissima. Questo programma vi mette ai comandi della più realistica esperienza di volo possibile senza brevetto di volo. A quel tempo gli schermi erano a soli 16 colori. Si poteva scegliere tra due velivoli diversi, tra 5 scenari e tra circa 80 aeroporti. Era un programma limitato rispetto a quelli odierni. Ma per quanto avanzata, la tecnologia della Microsoft è comunque in ritardo rispetto a quella militare. L'avanguardia della tecnologia grafica negli anni 80 era in mano all'esercito. Disponeva di software con grafica tridimensionale di altissima qualità, cosa che il resto del mondo avrebbe visto soltanto un decennio più tardi. Oggi, nelle scuole di volo come la Naval Fighters Weapons School di Miramar, in California, i piloti dei caccia possono addestrarsi per settimane sui simulatori, prima di provare le manovre a bordo di velivoli reali. Ormai la tecnologia dei simulatori di volo e dei carri armati non è un'esclusiva dell'America. È una tecnologia che oggi usano tutti gli eserciti del mondo. Con l'aumento della popolarità delle simulazioni militari in tutto il globo, la tecnologia tridimensionale ha finito per fondersi con il genere degli sparatutto in prima persona, anche grazie a un evento storico cruciale. Il mercato dei giochi militari dopo l'11 settembre, invece di crollare, è cresciuto. Nel decennio successivo, i videogiochi continueranno a mettere alla prova i limiti della tecnologia e dei contenuti. I giocatori degli anni 90 sono più propensi ad accettare il sistema, dato che gli eserciti di tutto il mondo attirano un'intera generazione di giocatori in una versione simulata della guerra. Alla fine del XX secolo, lo sparatutto in prima persona è diventato il più popolare e il più discusso genere di videogioco. Ironicamente, nonostante le polemiche, è proprio l'esercito ad averne maggiore bisogno. Nell'autunno del 1999, l'esercito statunitense non riusciva a reclutare abbastanza soldati. Era un problema serio e il vice segretario agli armamenti ha avuto l'idea di prendere in considerazione i videogiochi come tramite. Il governo statunitense sponsorizza un programma di sparatutto in prima persona, investendo nel progetto 7 milioni di dollari per raggiungere i giovani americani. Ma mentre le forze armate americane si rivolgono al popolo dei videogiocatori, un problema molto più serio si profila all'orizzonte. L'11 settembre ha avuto un forte impatto sul mondo dei videogiochi, come su tutto il resto. Ciò che prima era normale, ora non lo è più. È un evento che non si può ignorare, influenza ancora oggi la vita anche dei cittadini europei. Quando si viaggia, quando si prende un aereo, è diverso da prima. I cambiamenti si verificano ovunque. Gli avvenimenti dell'11 settembre conferiscono urgenza al progetto che era già in corso presso il Dipartimento della Difesa statunitense. Il nuovo progetto consiste in un videogioco intitolato America's Army. Volevano creare un videogioco di altissimo livello per dare un'idea di cosa significasse essere nell'esercito. La missione di oggi consiste nel superare il corso di uso del fucile M16A2. L'esercito prende tecnologie diffuse, quali quelle dei videogiochi, e le adatta alle proprie esigenze. Il gioco America's Army non è altro che una simulazione molto accurata dei metodi di addestramento dell'esercito statunitense. In un gioco normale puoi fare quello che vuoi, anche sparare ai tuoi compagni. Se lo fai in America's Army, finisci davanti alla corte marziale. Cessate il fuoco, cessate il fuoco!
L'esercito aveva pensato di commissionare il gioco a un'azienda esterna, ma poi decide di realizzarlo internamente. La cosa più interessante di America's Army è che l'esercito a un certo punto ha battuto il pugno sul tavolo e ha detto: creiamolo noi e usiamolo per il reclutamento. C'è un'intera generazione di ragazzi cresciuta a pane e videogiochi e questo è il modo migliore per attirarli. L'esercito pensava che creando un gioco in grado di influenzare i ragazzi fin da piccoli, quei ragazzi avrebbero preso in considerazione a 18 anni una carriera militare. Portato a termine il progetto nel giro di 3 anni, l'esercito si trova di fronte al difficile compito di commercializzarlo all'interno di una sottocultura tradizionalmente cinica. Ci rivolgemmo a un'azienda di Los Angeles e chiedemmo il loro aiuto per commercializzare America's Army e entrare in contatto con la cultura popolare. America's Army viene portato alla E3, una popolarissima convention di videogiochi che si tiene ogni anno a Los Angeles. Nel maggio del 2002 America's Army è finalmente presentato al pubblico. Fu una grande sorpresa. Finimmo sulla prima pagina dell'LA Times. Parlò di noi il Game Show Daily e nel corso della prima settimana il nostro sito fu invaso dai visitatori perché molti ragazzi ne volevano una copia. America's Army viene gradito dalla maggioranza dei giocatori grazie ai suoi dettagli truculenti. Il fatto di poterlo scaricare gratuitamente e di potersi sfidare in rete rende il gioco ancora più attraente. Quando capirono che il gioco stava avendo successo, vi apportarono alcune migliorie e hanno continuato a migliorarlo fino ad oggi. L'esercito è molto presente in eventi quali lo GDC e lo E3. A loro non interessano i giochi quanto il reclutamento. Secondo alcuni, usare America's Army per reclutare giovani americani è stata una scelta di cattivo gusto. Il governo statunitense, che appena 10 anni prima si era scagliato contro i videogiochi, stava usando uno sparatutto in prima persona per attirare i giovani. È molto strano che America's Army non sia stato criticato aspramente dopo il processo Lieberman e tutto quello che è successo a livello mediatico per l'uscita di Doom e la strage di Columbine. Insomma, tutte quelle polemiche sulla violenza e i videogiochi e poi l'esercito commissiona un gioco per insegnare ai ragazzini a diventare dei soldati, per reclutarli. I giochi violenti non dovrebbero essere venduti ai minori, su questo non c'è dubbio, ma allo stesso tempo abbiamo America's Army, un gioco gratuito online che addestra le persone a diventare soldati da impiegare in Iraq, una sorta di lavaggio del cervello gratuito gentilmente offerto dal governo degli Stati Uniti. Quando realizziamo cose come America's Army, non operiamo in un vuoto, bensì nel mondo in cui viviamo. E non sta a noi definire la guerra come una cosa buona o cattiva. Quelle sono questioni di politica nazionale. A noi interessa solo far capire cosa significhi essere un soldato. I soldati sono soldati, partono, si fanno sparare addosso e sparano i nemici. Non c'è spazio per le sottigliezze filosofiche. Forse un esempio ancora migliore di quanto finora descritto è un gioco militare chiamato Full Spectrum Warrior, creato dalla Pandemics Studio. Full Spectrum Warrior è un simulatore che simula tattiche di squadra. Si tratta di un gioco in terza persona nel quale il giocatore non interpreta uno dei personaggi, ma si limita a dare ordini e comandi, come in un qualsiasi gioco di strategia in tempo reale. A differenza di America's Army, il gioco è nato da una collaborazione tra un'azienda privata e una think tank sponsorizzata dal governo, l'Istituto per le Tecnologie Creative. L'ICT, o Istituto per le Tecnologie Creative, è un centro di ricerca universitario finanziato dall'esercito americano. Il centro, inaugurato nel 1999 con un fondo di 45 milioni di dollari, viene creato per portare i militari ai giochi e i giochi ai militari. Il centro è stato creato per produrre giochi di alto livello e simulatori per l'uso militare e soprattutto per creare prodotti che potessero essere usati in entrambi i settori. Sebbene Full Spectrum Warrior sia stato alla fine lanciato sul mercato, originariamente era stato creato per l'addestramento tattico dei soldati dell'esercito statunitense e verrà poi adattato per poter essere usato a Singapore e nel Regno Unito. Un soldato del XXI secolo deve conoscere più che la propria arma, deve conoscere tutti i sistemi con i quali opera, come parlare con gli UAB a distanza. È più complicato oggi. A Fort Benning, in Georgia, nel centro addestramento al combattimento ravvicinato, i soldati si addestrano con l'impiego di simulatori molto avanzati, prima di essere trasferiti sui campi di battaglia reali. Per addestrare le reclute, le facciamo interagire con dei simulatori di realtà virtuale.
che permettono loro di eseguire operazioni di combattimento tattico molto simili a quelle che eseguirebbero in una guerra reale. L'uso dei videogiochi per addestrare e reclutare i soldati non è un'esclusiva bizzarria degli Stati Uniti. Oggi le simulazioni militari sono usate in tutto il mondo. Il budget riservato da molte nazioni alle forze armate è inferiore a quello dell'esercito statunitense. Molti eserciti non hanno fondi necessari, quindi fanno ricorso alla realtà virtuale. Se un paese può permettersi un aereo da 10 o 20 milioni di dollari, può permettersi un computer da 3.000 dollari con un simulatore di volo. L'addestramento alla guerra in ambiente virtuale è utilizzato in Europa, in Australia e nel sud-est asiatico. Aziende come la ITSA, l'Alleanza Internazionale per l'Addestramento e la Simulazione, lavorano per connettere tra loro reti e simulare conflitti di proporzioni più estese in tutto il mondo. Ad esempio, l'esercito americano ha eseguito più volte simulazioni di guerra a Taiwan e anche altri paesi come Singapore e l'Indonesia partecipano a esercitazioni di guerra simulata. Ramo, spostatevi. Oggi che ci troviamo ad addestrare i nostri soldati in vista di guerre sempre più virtuali, non è certo una coincidenza che i ragazzi si ritrovino a giocare con i videogiochi. In fondo sarà così che si combatteranno le guerre del futuro. Nelle guerre del futuro le interfacce dei sistemi degli armamenti saranno molto simili a quelle dei videogiochi e includeranno l'utilizzo di joystick. Sarà tutto elettronico. Questi ragazzi sono cresciuti con un joystick in mano. Potranno un giorno manovrare i carri armati attraverso strumenti simili. Riusciranno a gestire i sistemi di comunicazione nello stesso modo? L'esercito sta tentando di adattarsi alle abilità sviluppate dai ragazzi a furia di giocare con i videogiochi. Le potenzialità di questa nuova tecnologia sono innegabili e il suo utilizzo è essere discutibile. Simulare la guerra comporta grossi benefici. Ovviamente, se ci si prepara per tempo alle eventualità peggiori, è possibile affrontarle nel modo migliore. Il pericolo, però, è che se le simulazioni sono troppo realistiche, si rischi di confondere la finzione con la realtà. Non solo gli eserciti d'America ed Europa hanno prodotto molti videogiochi di ambientazione bellica dopo l'11 settembre. Anche il settore privato ne sta creando diversi. Questi giochi offrono una visione rassicurante del terrorismo. Sono giochi alla Tom Clancy, in cui il nemico è identificabile e l'obiettivo è catturarlo. Una volta fatto, si può impedire che un certo evento si verifichi. Le aziende dei paesi più critici verso la politica estera statunitense creano videogame dove il soldato americano è il classico eroe, mentre quelle americane creano il soldato americano revisionista, che può essere un antieroe, che non si capisce se è buono o cattivo e neanche contro chi o per chi combatta. Stavo alla caccia ai terroristi, ora sono uno di loro. Aziende come la Kuma Games, un sito web finanziato dagli annunci pubblicitari, guadagnano sui conflitti reali quando se ne verificano. Quando succede qualcosa nella guerra in Iraq o in Afghanistan, i tecnici si mettono subito al lavoro per replicare tale evento o tale battaglia e nell'arco di un mese la novità entra a far parte del gioco. La compagnia simula addirittura alcuni conflitti ancora non esplosi, ad esempio con la controversa serie Assalto on Iran. Il presidente Bush ha dichiarato in diretta che tutte le opzioni sono possibili, si riferiva all'Iran. E poco dopo il presidente iraniano ha dichiarato: gli Stati Uniti non possono invaderci, noi non siamo un altro Iraq. La Kuma sfrutta la tensione internazionale per realizzare un videogioco in cui una forza d'assalto statunitense viene inviata in Iran per attaccare un obiettivo nucleare. Per tutta risposta, un gruppo chiamato Unione delle Società Studentesche Islamiche crea un gioco tutto suo, in cui i giocatori possono interpretare la controparte, e cioè l'Iran. Abbiamo ricevuto commenti di vario orientamento da parte degli iraniani. L'Iran, come nazione, si trova davanti a un bivio e noi, in una certa misura, siamo diventati un punto di riferimento. La gente può venire a parlare con noi se vuole, ma in genere non parla del gioco. È un'esperienza interattiva molto interessante, sempre che tali esperienze siano pensate e realizzate in modo accurato e per promuovere la conoscenza e l'apprendimento, e non per sfruttare la situazione a fini di lucro.
come molte altre aziende che producono giochi ad ambientazione militare, anche la Kuma si avvale dell'assistenza di consulenti ed ex consulenti militari. Abbiamo assistito alla nascita di un collegamento accidentale tra i videogiochi a fini strategici e il loro uso ai fini dell'intrattenimento. Alcuni sviluppi in una delle due sfere hanno condotto casualmente o come effetto collaterale a sviluppi nella seconda. Nel corso dell'ultimo decennio c'è stata una relazione di reciprocità tra questi due mondi e ora la collaborazione tra i due ambiti è aperta e non più accidentale. A ulteriore riprova dell'avvicinamento tra questi due mondi, quando nel marzo del 2003 gli Stati Uniti invadono l'Iraq, la Sony Corporation chiede di poter utilizzare l'espressione militare Shock and Awe, colpisci e terrorizza, come titolo per un gioco della PlayStation. Trovo che sia di cattivo gusto sfruttare la guerra per produrre videogiochi e credo che Shock and Awe ne sia l'esempio perfetto. Credo che i giocatori cresciuti in questa generazione dei media sappiano distinguere tra le due cose. La tecnologia dei videogiochi tridimensionali e degli sparatutto in prima persona è diventata sinonimo di addestramento militare, simulazione e reclutamento. Ma non è solo l'Occidente ad adattarsi alle nuove applicazioni della tecnologia. Dopo l'11 settembre abbiamo scoperto che alcuni terroristi si erano addestrati giocando al simulatore di volo della Microsoft. Se i giochi sono simili ai sistemi usati per l'addestramento militare, renderli disponibili a tutti pone un quesito. Cosa succede se si diffonde tale conoscenza? Nel 2002 un'azienda siriana, Lafkar Media, sviluppa un gioco chiamato Under Siege, nel quale si può rivivere la prima intifada, ma dal punto di vista dei palestinesi. L'azienda ha dichiarato che molti giovani arabi adorano giocare ai videogiochi, ma detestano impersonificare degli americani che combattono contro gli arabi, visti come cattivi. C'è chi pensa che i videogiochi contribuiscano a rendere più ostile il mondo. Se si osserva la struttura del mondo in cui viviamo, specialmente del mondo in cui i videogiochi sono molto diffusi, si assiste a un effetto di depersonalizzazione della guerra, di deumanizzazione della guerra. Quando si guarda la TV e si vedono immagini di devastazione, quelle immagini non sono diverse da quelle che si vedono quando si gioca ad alcuni videogame. Queste immagini, le immagini degli obiettivi, degli aeroplani che li bombardano, sono pericolose. Un ragazzo molto giovane, che ancora non ha visto molte cose nella vita, inizia a vedere una guerra reale travestita da guerra virtuale. È inquietante. La guerra è diventata un videogioco per molte ragioni, ma la guerra reale non è un gioco. Nei videogiochi le azioni non hanno conseguenze, mentre nella realtà sì. Per questo la gente è sempre più a disagio davanti a giochi come America's Army, che propagandano l'idea che le nostre azioni non abbiano conseguenze, mentre nella realtà la guerra ha conseguenze terrificanti, e cioè la morte di altri esseri umani. Questa è guerra vera. La guerra reale non è un'avventura, non è divertente. Non consiste nell'andare in ricognizione nel cuore della notte. La guerra significa vedere i tuoi amici morire davanti ai tuoi occhi. E quando la guerra si fonde con i videogiochi o con la realtà virtuale, è inquietante perché si va in guerra senza capire che le persone possono morire veramente e che si possono fare cose terribili ai civili. Quando mi guardo attorno, vedo sempre più giochi di ambientazione militare che insegnano tecniche utili in un campo di battaglia. E non posso fare a meno di chiedermi, stiamo diventando una cultura sempre più militarizzata? Se mi si chiede cosa penso dei giochi, la mia risposta è, volete vivere in una cultura sempre più militarizzata? Alcune persone lo vogliono. L'esplosione della tecnologia tridimensionale deve gran parte della sua storia alle forze armate e a sua volta il mondo virtuale creato dai primi sparatutto in prima persona hanno portato a progressi nelle simulazioni militari in tutto il mondo. E in futuro la guerra diventerà sempre più simile a un videogioco, più di quanto immaginiamo. Con l'evolversi della tecnologia dei videogiochi tridimensionali, il mondo dei giochi è uscito da quello virtuale per entrare a far parte delle reali applicazioni militari.
Ora sono in molti a chiedersi quale sarà l'evoluzione di questo connubio. C'è stata un'escalation ideologica nella tecnologia dei videogiochi. Ci si domanda, non se ne potrebbe fare un uso migliore? Contrariamente alla tendenza attuale, la Svezia è un paese che tenta di abbassare il livello della tensione con un gioco chiamato Foreign Ground. Finanziato dal Ministero della Difesa svedese, è un gioco di pacificazione internazionale che insegna ai soldati tecniche morbide, quali la trattativa, invece di concentrarsi sul combattimento. Spesso mi chiedono perché debbano per forza esserci tante armi e tanta violenza in un videogioco. Il fatto è che un'arma da fuoco è perfetta per l'interattività, per un'interazione immediata. Foreign Ground è più un simulatore che un videogioco. Gli americani stanno iniziando a vedere in questo mezzo anche applicazioni non militari. Gli stessi gruppi che hanno realizzato America's Army ora stanno studiando modi per usare i videogiochi e i mondi virtuali per curare lo stress post-traumatico e per altre importanti applicazioni. Il dottor Albert Skip Rizzo, direttore del laboratorio di ambientazione virtuale della USC di Los Angeles, sta contribuendo ad aprire la strada a questo utilizzo relativamente nuovo. Il disturbo da stress post-traumatico rappresenta la reazione a un trauma estremo. Si verifica quando qualcuno è traumatizzato al di là della normale capacità di sopportazione umana. Il dottor Rizzo usa sedute di realtà virtuale che includono tecnologie tridimensionali per aiutare i reduci di guerra a superare lo stress post-traumatico. Nel corso di 10 o 12 sedute di terapia, si può chiedere al paziente di rivivere il trauma nell'immaginazione o nella realtà virtuale. E alla fine il paziente finisce per abituarcisi. In una seduta tipo, il paziente indossa un display immersivo sulla testa. In tal modo le immagini prodotte dal computer si trovano direttamente davanti ai suoi occhi e voltando la testa cambia anche la prospettiva. I terapisti siedono accanto ai pazienti che indossano caschi in grado di immergerli in ambienti tridimensionali che fanno loro rivivere il trauma. Si inizia con il livello più basso di esposizione. Iniziamo gradualmente dal livello più alto che sono in grado di sostenere. Solo quando il paziente si è adattato a tale livello di esposizione possiamo aggiungere altri elementi. Ad esempio il rumore di una bomba che esplode. La terapia di esposizione per mezzo dei videogiochi in 3D ha altre applicazioni, oltre al trattamento dello stress post-traumatico. Dall'inizio del progetto, nel 1997, quando è stata impiegata sui reduci del Vietnam, la realtà virtuale è impiegata anche in altre circostanze. È stata usata per le vittime dell'11 settembre, per i sopravvissuti a incidenti automobilistici e per altri reduci di guerra in Europa. Gli psicologi non sono gli unici a tentare di rendere migliore il nostro mondo. Games for Change, un gruppo di artisti che tentano di risolvere problemi complessi attraverso i videogiochi, impiegano la tecnologia in modi molto innovativi. Generalmente ciò significa che i videogiochi possono essere usati per altri scopi, oltre all'intrattenimento. Asi Burak, un ex agente segreto dell'esercito israeliano, e il suo socio Eric Brown hanno creato un gioco che racchiude la filosofia alla base di Games for Change. The Peacemaker è un gioco di simulazione strategica sul conflitto israeliano-palestinese. Si può scegliere di interpretare o il presidente palestinese o il primo ministro israeliano. È un gioco di simulazione. Abbiamo ristretto molto le possibilità, nel senso che il giocatore può fare ciò che può fare uno statista e può interpretare entrambi gli schieramenti. Con l'entrata della politica mondiale in una nuova fase, quella dell'era post 11 settembre, anche i videogiochi si sono adeguati. Viviamo in un mondo che sembra sempre più pericoloso, sempre più nazionalista, sempre più propenso all'isolamento. E fortunatamente le nuove tecnologie cominciano a permetterci di superare tutti i confini e di avvicinarci agli altri. Mentre la tecnologia contribuisce ad avvicinare i popoli del mondo, i videogiochi potrebbero diventare sempre più importanti per scoprire nuovi modi di coesistere. Quindi viene naturale chiedersi se la tecnologia dei videogiochi finirà per distruggerci o salvarci da noi stessi. Ehi, posso usare questa penna per scrivere qualcosa che potrebbe salvare milioni di vite. Potrei usarla anche per scrivere qualcosa in grado di provocare milioni di morti. Oh mio Dio, la penna ha il potere. Oh my God, the pen has the power.
Ma non dipende dalla penna, come non dipende dal videogioco. Penna e gioco sono solo dei mezzi, degli strumenti per il cervello umano. Dipende tutto da noi, anche se a volte, quando prendiamo una decisione, ci piacerebbe liberarci di ogni responsabilità e scaricarla su un oggetto, imputandogli gli esiti della nostra decisione. We'll be right back.